Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura un focus sulle scuole a 5 giorni dal suono della prima campanella. I sindacati esprimono preoccupazione per il trasporto degli studenti o il fronte delle vaccinazioni. Il servizio è curato per noi da Paolo Renzetti. Segretario, ci siamo a questo punto, il 13 settembre riapriranno le scuole in Abruzzo, tutte in presenza, non ci sarà nessun posticipo, si inizierà secondo calendario. L'Abruzzo è una delle prime regioni per le vaccinazioni del personale scolastico. L'Abruzzo sta andando bene anche per le vaccinazioni della popolazione scolastica degli alunni tra i 12 e i 19 anni, quindi i numeri stanno salendo, siamo sopra già il 60% e vogliamo in qualche modo, anche con l'inizio della scuola, continuare nel sensibilizzare gli alunni alla vaccinazione. Gli autobus che dovranno portare i ragazzi a scuola, si partirà da questa percentuale dell'80%, ma si è pronti da questo punto di vista? Voi che notizie avete? Assolutamente no, perché purtroppo la Regione, anche al tavolo regionale per la sicurezza, la riunione c'è stata giovedì della scorsa settimana, ha evidenziato che sì, c'è stato un potenziamento, ma è una percentuale molto bassa rispetto al numero di corse. L'innalzamento della percentuale di riempimento all'80% deve essere accompagnato dall'innalzamento del numero di corse, da un lato, e soprattutto per quello che abbiamo noi evidenziato, dalla presenza dei controllori sugli autobus, perché lì è il grosso problema. Mentre nelle scuole gli insegnanti, il personale vigila sul rispetto delle regole, la mascherina, il distanziamento e così via, dentro gli autobus ci saranno più persone e non vigilate. Prima dell'ingresso a scuola, dopo l'ingresso a scuola, nei terminal e così via, non ci possono essere centinaia, migliaia di ragazzi non controllati. Il Green Pass per il personale docente, non docente, da questo punto di vista c'è stata qualche polemica anche nelle scorse settimane a livello nazionale. In Abruzzo qual è la situazione? No, in Abruzzo la situazione, dicevo, la percentuale dei vaccinati è molto alta. Qui parliamo a regime, per il 13 supereremo abbondantemente il 95%. Se aggiungiamo a questi gli esentati, si capisce bene che la percentuale è molto molto elevata. Pochi casi di persone che devono ancora definire la propria condizione medica per l'esenzione, perché sono condizioni a rischio, condizioni di salute a rischio per la vaccinazione. Abbiamo veramente scarsissime segnalazioni di persone che in qualche modo vogliono sottrarsi ai vaccini e stanno per il momento andando avanti con i tamponi, quindi con i green pass derivanti dai tamponi periodici ogni 2 giorni. E Montesilvano si prepara alla riapertura delle scuole. Per far fronte alla carenza di spazi verranno allestiti dei container dove si terranno le lezioni. Il servizio di Giuseppe Dintino. Si avvicina il 13 settembre, giorno in cui gli studenti abruzzesi torneranno sui banchi di scuola. A Montesilvano è tutto pronto, ha dichiarato il sindaco De Martinis. Tutto rientrerà alla normalità e tutto sarà in qualche caso anche migliore di quello che è stato il passato. Per quello che riguarda anche il trasporto è tutto organizzato, quindi ritengo che tutto vada per il meglio. Il distanziamento sociale, imposto come misura anti-Covid, ha acuito la carenza di spazi all'interno degli istituti scolastici. Come nell'anno passato, per alcuni studenti di Montesilvano, i primi 15 giorni di lezione si svolgeranno al Paladin Martin, dove l'hub vaccinale chiuderà il 9 settembre, rimanendo aperto solo per i richiami del vaccino. Poi però, in accordo con presidi e genitori, gli studenti torneranno nei pressi delle scuole in appositi container che fungeranno da aule. Già dallo scorso anno, a causa del Covid, abbiamo dovuto trovare delle soluzioni che potessero superare appunto le prescrizioni legate alle distanze e a tutto quello che riguarda, insomma, questa pandemia. L'anno scorso abbiamo trovato soluzioni alternative in quel del Paladin Martin per quello che riguarda l'istituto Ignazio Silone. Quest'anno, d'accordo con il dirigente scolastico ma anche con i genitori, abbiamo ragionato all'allestimento di container per riportare gli studenti, insomma, nella loro sede naturale, cioè in via San Gottardo, in strutture che comunque garantiranno, insomma, tutto quello che necessita ai ragazzi. Ma c'è anche una novità in positivo che riguarderà la scuola di Viareno, che dopo una fase iniziale, 15 giorni di permanenza nella vecchia sede,
sede si sposterà in quello di Via Adda. Per quello che riguarda le altre strutture, diciamo che tutto sommato siamo messi bene, quindi diciamo che se devo guardare il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, lo vedo mezzo pieno. È morto la scorsa notte all'età di 68 anni Luciano Lapenna, ex sindaco di Vasto per due mandati consecutivi dal 2006 al 2016, esponente di spicco del centrosinistra abruzzese e presidente del Lanci Abruzzo dal 2014 al 2019. Da tempo Lapenna era malato, messaggi sono arrivati dall'intero mondo della politica abruzzese. Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Luciano Lapenna, ha dichiarato il presidente della regione Marco Marsiglio. Di lui rimarrà il ricordo dell'impegno politico che per tanti anni ha profuso per la promozione e la difesa del territorio abruzzese. A nome mio personale e dell'intera giunta pongo le più sentite condoglianze ai familiari. Il Partito Democratico Abruzzese si unisce al dolore della famiglia, dei cari, degli amici e dei tanti della comunità che hanno apprezzato le doti umane e politiche di Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, consigliere regionale e tanto altro, soprattutto esempio e punto di riferimento nella vita e nelle istituzioni. Ne sentiremo per sempre la mancanza. Al via nuovi lavori all'ospedale Covid di Pescara, al momento però non è previsto alcun aumento di posti, la ASL monitora la situazione contagi in vista dell'apertura delle scuole. Vediamo il servizio. Dottor Caponetti, ci sono lavori che sono in atto proprio in queste ore al Covid Hospital, state ulteriormente migliorando la struttura soprattutto nei primi piani? Certo, noi avevamo ancora tre piani da completare, abbiamo ricevuto i finanziamenti e quindi completeremo anche questi piani, quindi tutti e sette i piani del cosiddetto Palazzo Rosso saranno aggiornati, nuovi e utilizzabili per l'ospedale. In base a questo è ipotizzabile, se non oggi, più avanti un aumento di posti letto qualora dovesse essere necessario? Beh, quelle strutture che andiamo a realizzare sono pluripotenti, nel senso che all'occorrenza possiamo trasformarli anche in posti Covid se fosse necessario. L'idea è quella di utilizzarle per altri reparti che pian piano trasferiremo dal monoblocco qui in modo da dare più respiro al monoblocco. A proposito di Covid, i dati delle ultime ore sono dati abbastanza rassicuranti, sia per quanto concerne i positivi, i ricoveri e anche le persone che si trovano in terapia intensiva. Sì, i dati, è un andamento stabile in questo momento, abbiamo circa una trentina di positivi ogni giorno. E poi abbiamo circa oggi 27 ricoverati, di questi due sono in rianimazione, gran parte dei ricoverati sono persone non vaccinate, quindi da qui il solito sollecito a vaccinarsi, perché le persone vaccinate, anche se contraggono il Covid, hanno una sintomatologia quasi insignificante. L'estate è finita, tra meno di una settimana apriranno le scuole, insomma, volendo fare qualche previsione per i prossimi giorni, insomma, questa riapertura in presenza delle scuole potrebbe creare qualche problema, c'è qualche preoccupazione da questo punto di vista? Beh, preoccupazione c'è, non fosse altro perché ripensiamo a quello che è successo l'anno scorso, no? L'estate era andata molto bene, poi invece con la riapertura delle scuole si è scatenato l'inferno. Quest'anno dovremmo essere più protetti dalla vaccinazione, che almeno per quanto riguarda gli individui adulti, siamo in attesa e stiamo armandoci da un certo punto di vista, speriamo che le cose vadano meglio dell'anno scorso, ripeto, abbiamo degli elementi oggettivi per pensare che così sia. Sono tornati a manifestare davanti ai cancelli dello stabilimento Brioni di Penne lavoratori, sindacati ed RSU dopo la decisione presa da parte dell'azienda di non rispettare l'accordo firmato ad aprile presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Stefano Recanati. Noi non firmeremo mai una mobilità forzata, né oggi e né in seguito. Puntano dritti verso l'obiettivo di salvare quanti più posti di lavoro possibile nei tre stabilimenti dell'area Vestina. Per questo le sigle sindacali e le RSU degli stabilimenti Roma Style di Penne, Montebello di Bertone e Civitella hanno organizzato per la giornata di oggi un presidio di protesta che ha visto dalle prime ore della giornata anche una rappresentanza nutrita di lavoratori. Alcuni giorni fa i vertici aziendali avevano comunicato
comunicato l'avvio della procedura di chiusura delle produzioni di maglieria e camiceria, scatenando la protesta di sindacati e lavoratori, i quali accusano la stessa di non aver rispettato l'accordo sottoscritto il 13 aprile presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è un'avvertenza difficilissima. Oggi l'azienda non sta rispettando l'accordo fatto ad aprile e di fatto in questo modo è andata a mettere nel 321 esuberi queste persone di questi due reparti, saranno delle uscite forzate, quindi non condivise con i sindacati. Intanto nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro tra sindacati, RSU, azienda e Regione Abruzzo con l'assessore Pietro Quaresimale pronto a chiedere ai ministeri di chiarire una volta per tutte i termini della situazione. Ci sono delle dichiarazioni ufficiali, questa volta noi vogliamo che l'azienda realmente ci dica qual è il suo obiettivo e qual è la sua strategia e qual è il suo piano industriale, ma con i fatti, non più con dichiarazioni che dopo vengono smentite. Questa situazione ci ha messo in grave difficoltà, ha messo in difficoltà un intero territorio, perché non stiamo parlando solo delle 70 persone del reparto maglieria, ma stiamo parlando che questa situazione si può ripetere anche per altri reparti. La salary review riguarda una parte dei lavoratori a cui per esempio ad aprile si sono dati premi per obiettivi, per target, non so quali target abbiano potuto raggiungere, e aumenti della RAL, cioè della retribuzione annua lorda. Poi c'è la grossa fetta dei lavoratori, circa 900, dove invece si fa la spending review, cioè si taglia il salario, il numero delle ore, si toglie i premi. E questo non è che stiamo parlando di briciole, ma se stiamo parlando del taglio dell'orario di lavoro del 2016 più l'eliminazione del premio del 2020, sono circa 5.000 euro in meno su una base di circa 20.000 euro, quindi stiamo parlando di persone su cui si taglia il salario, mentre su altri si aumenta. Questa è una cosa inaccettabile e le persone dovrebbero essere arrabbiate con questa azienda, perché questa gestione sinceramente non è condivisibile. La stagione dei saldi è terminata in Abruzzo, bilancio positivo secondo Confesercenti, per cui è stato fondamentale l'apporto dei turisti. Vediamo. Settembre porta via i saldi in Abruzzo. Dopo mesi e mesi di restrizioni, chiusure e sacrifici, questa stagione di acquisti era parecchio attesa dai commercianti e dagli esercenti della nostra regione. Il bilancio dei consumi nel complesso è positivo, secondo Confesercenti. Ci aspettavamo un dato che riportasse un pochettino il sorriso degli esercenti, e così è stato. Grazie a un turismo importante, numericamente importante, l'attività dei saldi, che era partita in sordina all'inizio di luglio, è diventata un'attività che ha portato un buon risultato che tutti i commercianti attendevano. La ripresa del commercio è stata data più dai turisti che dai residenti, e quindi ne hanno goduto maggiormente le città che si propongono come meta dei visitatori. Dopo il boom dell'online, speriamo che si torni a frequentare i negozi, ha detto al TG6 il direttore Taucci. Sicuramente questo è un dato che ha favorito soprattutto la città di Pescara, che ha avuto una presenza importante. Un po' diversa è stata la situazione nelle altre città e negli altri luoghi, però il dato finale è stato un dato che, ripeto, ha riportato un po' l'ottica degli anni passati rispetto a quello che era accaduto anche l'anno scorso, con tante titubanze. Ci aspettiamo che il commercio ricominci ad avere una normalità, facendo sì che soprattutto il residente ricominci a utilizzare i vecchi sistemi di acquisto e quindi frequentare molto di più i negozi presenti in città, anche perché significa mantenere forte e salda un'economia locale. Dopo Montorio al Vomano, anche il comune di Teramo si mobilita per l'accoglienza dei profughi afghani giunti in Abruzzo a fine agosto. L'amministrazione d'Alberto è alla ricerca di abitazioni da destinare ai rifugiati, mentre l'associazione Casa del Popolo inizia una raccolta di beni di prima necessità. Tania Bonici Castelli. Tra i 1.360 profughi afghani fuggiti da Kabul, 460 sono minori, tra cui 320 sotto i 12 anni, 6 i ragazzi non accompagnati. Attualmente in Abruzzo sono ospitati 217 bambini. 850 il totale dei rifugiati giunti nel centro di prima accoglienza e smistamento allestito a fine agosto dalla Croce Rossa e dalla Protezione Civile nell'interporto di Avezzano.
Il comune di Montorio Vomano è stato il primo ad accogliere circa 46 profughi, ma è tutta la provincia teramana che è mobilitata per assicurare agli afghani sostegno e abitazioni. Teramo, comune capoluogo, si sta muovendo in questa direzione. Dobbiamo capire quante e quali saranno le persone che resteranno sul territorio della provincia di Teramo. Al momento sono ospitate in alcune strutture in diretto contatto con la protezione civile. È chiaro che quindi questo è il primo aspetto. Noi utilizzeremo il nostro sistema SAI, SPRAR, però insomma abbiamo la necessità di capire quali saranno, quante saranno appunto queste famiglie che dovranno essere accolte nell'ambito di un sistema che è quello dello SPRAR, che consenta un'accoglienza diffusa, una integrazione, anche tenuto conto appunto della tipologia anche di accoglienza che riguarda delle figure che hanno lo status di rifugiati politici. L'accoglienza migliore per questa tipologia di famiglie è proprio quella degli appartamenti, perché comunque è necessario intanto ospitare le famiglie nel loro insieme, nel loro complesso, un'accoglienza diffusa che appunto faciliti anche e soprattutto l'integrazione. Diciamo, siamo ancora in una situazione di gestione emergenziale, ma ci stiamo attrezzando appunto come comuni con il coordinamento ovviamente della prefettura e di tutti gli attori istituzionali per poter definire un'accoglienza che sia la più adeguata possibile per le famiglie afghane. Intanto l'associazione Casa del Popolo di Teramo ha iniziato una raccolta di beni essenziali per tutte le persone in fuga dalla guerra in Afghanistan e rifugiate nella nostra provincia. I beni che verranno raccolti nella sede di via Nazario Sauro 52 a Teramo saranno prodotti per l'igiene personale, farmaci da banco, intimo nuovo da uomo, donna e bambino, trolley e valigie in buone condizioni. Cambiamo pagina, sono 6 le liste civiche che supportano la candidatura a sindaco di Roseto degli Abruzzi di Mario Nunes, uomo vicino al responsabile regionale di Azione, Giulio Cesare Sottanelli. Ascoltiamolo. Beh, nasce, affonda le radici in un percorso ormai di qualche anno, con la spinta dal basso di giovani, di imprenditori, di operatori turistici, ma anche di persone che hanno dato la vita per la politica rosetana. La loro fiducia nei miei confronti mi ha spinto ad andare a testa alta e a credere in questo progetto, a costruire una candidatura fatta di liste civiche e di liste che vogliono mettere a servizio competenze, tempo e generosità per la città di Roseto. Credo che da professore di matematica non posso illudere i rosetani di una vittoria al primo turno, anche se me lo auguro, perché ovviamente sarà un mese di campagna elettorale per cercare di avere la fiducia del maggior numero possibile. In ogni caso, credendo di poter arrivare al ballottaggio, crediamo che sui progetti, sulle idee, sui valori e su ciò che semineremo in questo mese si potrà costruire una vittoria a prescindere da apparentamenti, a prescindere da accordi che comunque si valuteranno solo nel caso in cui saranno proposti e soprattutto su delle tematiche e su dei progetti seri. E il basso Ildebrando D'Arcangelo, il nuovo direttore della Scuola Civica di Musica e Teatro di Montesilvano. La scuola potrebbe essere spostata a Villa Delfico, che nelle intenzioni dell'amministrazione diventerà un polo culturale. Vediamo il servizio. Sono molto fiero e felice di poter dare alla città i 32 anni di bagaglio culturale e spero di poter trasmettere qualcosa di veramente positivo. Artista di fama internazionale e cantante lirico che si è esibito sui più importanti palcoscenici al mondo, dalla Scala di Milano all'Opera di Parigi fino al Met di New York. Ildebrando D'Arcangelo torna a Montesilvano, sua città natale, nelle vesti di direttore della Scuola Civica di Musica e Teatro, succedendo a Gianni Scannella. Mi sono commosso quando il sindaco mi ha fatto questa proposta e, a dire la verità, io di emozioni ne ho provate tantissime nel campo internazionale, grandi teatri, grandi direttori d'orchestra, però esercitare a casa ha un altro valore, un valore
che non si può descrivere, cioè casa mia. A febbraio la scuola compirà 25 anni di attività, è suddivisa in 3 dipartimenti, musica classica, moderna e teatro, e conta oltre 100 iscritti. Dal 1 ottobre riprenderanno le lezioni al Paladin Martin, ma obiettivo dell'amministrazione è quello di ristrutturare Villa Delfico, trasformando il palazzo storico di Montesilvano in un polo della cultura, spostando lì la scuola. Oggi abbiamo voluto fare un regalo alla scuola, ai docenti, ai ragazzi, ma anche alla città, perché abbiamo nominato come direttore artistico un grandissimo artista, cantante lirico a livello internazionale, che è Ildebrando d'Arcangelo. Sarà veramente importante questa nuova dimensione artistica che vogliamo dare alla scuola, di impulso e ovviamente anche di opportunità per gli studenti, ma anche per i docenti, per una crescita anche internazionale. Prosegue a Pescara la 3ª edizione della Festa della Rivoluzione dedicata a Gabriele D'Annunzio. Sabato sera è stato proiettato presso la cornice del Teatro D'Annunzio Il Cattivo Poeta, film di grande successo cinematografico del 2020, quasi interamente girato all'interno del Vittoriale, narra degli ultimi 2 anni di vita del Vate. Vediamo il servizio. Per me come attore intanto questo film significa l'esordio al cinema, quindi è un esordio importante e un tema interessante da raccontare, quindi è una grande occasione per me come attore e una grande occasione per il pubblico di conoscere una storia che purtroppo fino ad ora si ignora, e quindi è una bella opportunità per raccontare un D'Annunzio che non si conosce, perché si è abituati ormai a pensare, magari non qui a Pescara, però spesso si pensa che D'Annunzio sia un poeta, un artista, etichettabile come fascista e quindi riconducibile a un tipo di pensiero, di mondo. E in realtà questo film racconta proprio un D'Annunzio inedito negli ultimi 3 anni di vita, e quindi è bello che il pubblico, come sta imparando a scoprire, riscopra un poeta che si era dimenticato di conoscere, ecco, perché poi quello che la sua poetica racconta in realtà è una parte di passione, di spiritualità, che D'Annunzio era, e che etichettarlo come fascista fa perdere di vista, ecco. Studiando questo percorso, che poi è un percorso di formazione per il mio personaggio grazie ad D'Annunzio, ho imparato insieme a Giovanni Comini, che è il personaggio che interpreto, quanto D'Annunzio in realtà fosse un personaggio, sembrerà banale dirlo così, però troppo tridimensionale per poter essere bidimensionalizzato, ecco. Quindi insieme a Giovanni Comini ho riscoperto questo grande poeta, che poi permette a chi lo scopre di aprire gli occhi su un intero periodo storico anche. E sono contentissimo che questo film, con tutti i vari disguidi, colpa del Covid, sia riuscito comunque ad uscire in tempo per essere presente questo film alla 3ª edizione. Quindi sono molto molto contento di essere qui, soprattutto io personalmente, a poter raccontare, a poter rispondere alle vostre domande e a poter raccontare questo bel film a questa città. Dopo la rinuncia della Colombia alle prese con la pandemia da Covid, è stato l'Abruzzo a prendere in mano le redini dell'organizzazione dei mondiali inline hockey 2021, che si svolgeranno a Roccaraso da domani al 19 settembre. Alfredo Primante. L'Abruzzo prosegue nel solco dei grandi eventi sportivi, ospitando dal 9 al 19 di settembre a Roccaraso i campionati mondiali di inline hockey, evento che inizialmente era stato programmato in Colombia e che adesso sbarca in Abruzzo causa pandemia Covid. Teatro dell'evento il Paleghiaccio Bolino, in gara 16 squadre maschili e 20 femminili, per uno sport di nicchia, ma in crescita in tutto il mondo. Il 12 di settembre ci sarà la cerimonia di apertura dei giochi, che assicurano gli organizzatori saranno una vetrina mondiale importante per l'Abruzzo e garantiranno anche un considerevole ritorno economico per il territorio. C'è stata una telefonata mia diretta con il presidente Marsilio da Tokyo, ho detto: Marco, abbiamo questa opportunità, lo vogliamo fare noi? Ce la facciamo? Devo dire, lui ha detto quanto ci costa e quanto ci dà. È stata bella l'idea di essere un po' i salvatori della patria, e con questo è nato questo campionato del mondo, che è una cosa bella a livello di immagine, ma soprattutto nel momento. Cioè che l'Italia e che l'Abruzzo siano i salvatori di uno sport, portandogli anche utili, dico io, beh, è una cosa che mi inorgoglisce anche da uomo d'Abruzzo.
E siamo nella pagina dello sport, Serie C, designazioni della terza giornata. Pescara Vispesaro affidata a Emanuele Frascaro di Firenze, Modena Teramo a Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto. Intanto due vittorie quasi in fotocopia consegnano il primato solitario del girone B al Pescara, unica squadra a punteggio pieno, ma sono ancora tanti gli aspetti dove lavorare e alcuni atteggiamenti leziosi non sono piaciuti all'allenatore Auteri, che nel frattempo a Carrara ha fatto subito debuttare gli ultimi arrivati Clemenza, Rauti e Rizzo. Vediamo il servizio. Due giornate di campionato, 180 minuti giocati e il Pescara è già solo in testa alla classifica a punteggio pieno, un dato incoraggiante che può aiutare la squadra a lavorare meglio e a dare positività all'ambiente, ma che non può e non deve fare minimamente pensare che tutto sia facile. Le due vittorie con Ancona Matelica e Carrarese hanno messo in evidenza il potenziale del Pescara, la voglia di vincere le partite nel finale, ma anche che i margini di crescita sono enormi e dal punto di vista tecnico-tattico, con la necessità di assimilare i concetti di Auteri, e dal punto di vista mentale. Aspetto questo sottolineato dallo stesso tecnico quando ha parlato di una squadra che si è specchiata troppo anziché infliggere nel momento più propizio il colpo di grazia agli avversari, un copione che si era già visto con l'Ancona Matelica. Anche in questa ottica va vista la sorprendente mossa dello stesso Auteri di cambiare l'intero tridente all'intervallo. Nessuna bocciatura tecnica, ma un forte segnale ad avere un atteggiamento di chi vuole chiudere la partita senza rilassamenti che possono essere deleteri. La partita di Carrara ha segnato anche il debutto degli ultimi innesti di mercato, da Clemenza, titolare e cambiato all'intervallo, a Rauti, entrato a inizio ripresa, fino a Rizzo, il cui impiego ha portato al cambio di modulo col passaggio al 4-3-3, Rizzo che ha chiuso la partita da terzino sinistro per l'espulsione di Nzita. Non vedevo l'ora di arrivare qui perché è stata una trattativa molto lunga, poi alla fine meno male si è sbloccata e sono venuto qua, dai, sono molto contento e qui ho portato bene, dai, è andata bene, abbiamo vinto una grande battaglia, però già domenica ci aspetta un'altra, che tutte le partite saranno difficili perché la Lega Pro è un campionato durissimo, noi dobbiamo andare in campo come siamo andati oggi, con grinta e con le cose che abbiamo fatto col mister, e abbiamo portato a casa una grande vittoria. C'è stata una telenovela, Giuseppe, che è durata tanti giorni. Insomma, sì, che cosa è successo in quei giorni? Si aspettava che la Triestina potesse prendere un altro giocatore del tuo ruolo, probabilmente era quello il problema. Sì, abbiamo aspettato, io quando ho saputo del Pescara ho detto subito sì, poi ho aspettato la Triestina per liberarmi, poi c'è stato un po' di casini perché poi si è fatto male un mio compagno là a Trieste e poi si è fatto l'ultimo giorno, per fortuna, dai, è andato tutto bene. Slitta di un paio d'ore la composizione dei gironi di Serie D trasmessa sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti. L'evento era in programma alle ore 13 ma è stato posticipato alle ore 15, dunque tra poco più di mezz'ora. Anche in attesa della pronuncia del TAR del Lazio sulla richiesta di ammissione al campionato in sovrannumero della San Benedettese di Roberto Renzi. Pronuncia arrivata poco fa col Tribunale che ha accolto l'istanza. Sono dunque ufficialmente 170 le squadre che prenderanno parte alla Serie D 2021-2022. Di conseguenza 4 gironi su 9 saranno composti da 20 squadre, gli altri 5 ovviamente da 18. La vela in chiusura, Domenico Lamante, 16enne atleta della Lega Navale Italiana di Pescara, ha ottenuto a Cagliari il titolo di campione italiano Under 19 nella classe Laser Radial. Dopo le ottime prime due giornate di gara e i problemi nella terza, Lamante si è imposto con una gran prova nel quarto e ultimo giorno, avendo la meglio anche del campione del mondo di categoria. Ascoltiamolo. È stato un campionato lungo sicuramente, comunque 4 giorni di regata sono sempre impegnativi, le condizioni del tempo hanno permesso di disputare quasi tutte le prove del campionato, quindi comunque c'è stato un bel confronto in una flotta molto competitiva come quella del Radial. È stato un campionato difficile ovviamente, è iniziato bene ed è finito bene, mantenuto le prestazioni. Quali sono le caratteristiche che secondo te, in base alla tua esperienza da campione italiano, sono le cose che servono per emergere sul laser, per essere un buon laserista? Più l'aspetto fisico, più l'aspetto mentale, la tattica? L'aspetto fisico e mentale sono fondamentali per questa classe, che vabbè, sì, richiede tutte e due, è molto importanti, comunque soprattutto per continuare a crescere sempre bisogna amare quello che si fa per lavorare tutti i giorni.
giorni e migliorare su ogni aspetto. Cosa vuoi fare da grande? Sicuramente inseguire il sogno del velista e cercare di continuare. A breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, il nostro settimanale dedicato al mondo biancorosso dopo la partita con il Siena finita 0-0. Prossimi appuntamenti invece con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.